L'occasione per parlarci è la prima volta, insomma, almeno nelle vesti di draft, ma in assoluto su Umark, anche se ti conoscevamo in TBVA, è la presentazione del nuovo progetto per la Rankit, una partnership, poi un co-branding con Whirlpool, un progetto interessante per due o tre marchi insomma insieme, tra l'altro a cui si è aggiunto anche Zalando, e un'experience che porta le utilizzatrici, le possibili consumatrici a creare i loro outfit, madrina è la Gozzi, e niente, insomma, interagire con Calgon e con Vanish, con Whirlpool e Zalando è il partner esatto per gli abiti. Sì, è un progetto interessante, diciamo, è il primo progetto di cui posso raccontare l'evoluzione. È un progetto di branded content, branded entertainment, e questi tre brand si sono messi insieme e ci hanno chiamato a vincere una gara. L'abbiamo fatto cercando il comune denominatore di tutti e tre, e l'abbiamo trovato nello style caring, per cui ogni donna, crediamo che ogni donna che acquista un capo d'abbigliamento è un po' anche una proiezione a lungo termine, per cui se se lo mette addosso è chiaro che vuole tenerselo addosso il più lungo possibile in ottime condizioni, per cui è entrato questo concetto di style and care. Abbiamo scelto Carla Gozzi perché è una stylist coach sicuramente riconosciuta a livello nazionale, e la sua grinta e il suo entusiasmo l'abbiamo abbracciato da subito anche in fase di gara, quindi c'è stata subito una complicità, per cui siamo andati dritti al progetto e speriamo che ci siano tante donne interessate a mettersi in gioco, perché poi di un gioco si tratta, è un contest che premia l'outfit migliore, chiaramente poi selezionato da Carla Gozzi. Tra l'altro, ecco, Calgon che prosegue, no? Un po' nella via dell'unconventional, era partito appunto con quegli spot per il web della lavatrice, aiutiamo, salviamo le lavatrici, adottiamo una lavatrice, e prosegue così. E poi anche nell'ottica più contemporanea, insomma, del comunicare, c'è anche un momento offline, perché ci sarà una sfilata il 14 novembre, mi sembra che sia la data esatta, in cui insomma verranno poi saranno in passerella gli outfit più votati. Sì, è un esercizio interessante quello di far partire un'experience dal digital per poi avere una sua evoluzione, una sua conclusione sul territorio. Le donne si metteranno in gioco sul sito, si divertiranno tantissimo a creare competizione sana, perché poi la guerra dei like deciderà chi andrà in shortlist, e la celebrazione delle vincitrici, perché saranno 9 shortlist ma 3 assolute, sarà dichiarata da Carla Gozzi stessa nella serata del catwalk milanese. Sul locale stiamo ancora decidendo, però ci sarà un locale che ci ospiterà. Sì, approfittiamo per venire un po' a te, no? Al tuo ruolo qui, intanto soddisfatto, tra l'altro è un ricongiungimento, perché tu appunto provenendo da agency.com con Enrico T ci hai già lavorato, sia con Diego che con Franco. Sì, li conosco dai tempi di agency, poi ho fatto il passaggio con TBVA, dove sono stato felicemente per 3 anni, gli ultimi 3 anni, e poi adesso c'è stata questa sfida che mi hanno lanciato e che io sono stato veramente orgoglioso di accettare. Sono entrato il 9 settembre, lo stesso giorno di Carter Murray. Come dire hanno assunto lui perché volevano me, poi dovevano prendere anche lui, ci muoviamo in coppia, ecco, insomma. Quindi per prendere me sono stati costretti a prendere anche Carter. Scherzi a parte, è stata una coincidenza che non è tanto una coincidenza, perché il gruppo sta cambiando, stanno cambiando diverse persone nei ruoli chiave, e la volontà è quella di comunque celebrare un'era che è cambiata. È cambiato il modo di fare comunicazione, e crediamo sempre nella forza delle persone giuste al momento giusto che sappiano farlo. Quindi indipendentemente dalla cultura, dai media, ci devono essere le persone che hanno la voglia oggi di mettersi in gioco all'interno dell'agenzia per cercare di portare un prodotto creativo sempre più contemporaneo, alla ricerca di quelle che sono le cose anche meno convenzionali, delle tecniche meno convenzionali della comunicazione. Per cui io adoro cercare talenti in tutto il mondo, scovare le persone che magari altri scartano, cercare l'eccellenza negli angoli nascosti delle città. Per cui artisti, performer, scrittori, autori, registi,
Secondo me c'è un potenziale unico che abbiamo anche nel nostro paese per capire e costruire un prodotto creativo veramente interessante che può competere anche con tutti gli altri player internazionali. Si discute sempre, insomma, dell'importanza di fare sistema, di quanto in Italia poi siamo sempre resti nel riuscirci, però che è anche foriero poi della qualità, quindi del risultato finale. Qui secondo te, insomma, quanto conta nella scelta anche di un passaggio professionale, come hai fatto tu, il fatto di poter sentire che questo è possibile, insomma, e come ci si riesce? Parte dai vertici, cioè merito di Franco e di Diego, parte dalla base, è una sinergia comune, insomma, come lavorerai per farcela? Ah, sicuramente le decisioni vengono prese dall'alto, e la fortuna è che Franco e Diego hanno, oltre ad essere visionari, hanno anche i piedi per terra, per cui hanno la capacità di decidere nel momento giusto, di anticipare molte volte l'evoluzione del mercato. Come dicevo, no, non si tratta più di una crisi, questa non possiamo più chiamare crisi quella che stiamo vivendo. Questo è un nuovo modo, è un nuovo mercato, è un mercato che è cambiato, è così, perché una crisi non può durare 5-6 anni, può durare massimo un anno e poi c'è una ripresa. Questo è un mercato che è cambiato e con cui dobbiamo fare i conti tutti i giorni. I clienti ci chiedono i progetti, non ci chiedono rapporti a lungo termine. I matrimoni nell'advertising purtroppo per alcuni sono finiti. Io trovo che sia una parte stimolante, cioè in questo periodo noi abbiamo la fortuna di avere un network pronto che sta anticipando un anno che è il 2014, dove si vedranno sicuramente delle idee interessanti e molti più progetti rispetto a prima, quindi magari molti più clienti anche dello stesso settore, perché è possibile, molti più progetti, molte più iniziative interessanti. Questa è la nuova chiave, secondo me. Al centro, la cosa bella di tutto questo meccanismo che sta cambiando è che al centro, nonostante i media, nonostante i nuovi linguaggi di comunicazione, c'è sempre l'idea. Quindi la capacità di trovare nell'arte, nella forma espressiva, nella qualità di queste due, il risultato, il prodotto, che è quello che poi noi dobbiamo garantire ai nostri clienti. E devo dire, insomma, che negli ultimi mesi di Draft si legge un po' questa nuova chiave di lettura, perché mi viene in mente BNL Live, ma anche il progetto appunto Calgon, perché ricordiamo che Rankit ha come agenzia, insomma, il gruppo Avas, però voi vi state introducendo in questi progetti speciali, unusual, vincendo appunto le gare. D'altro di nuovo, cosa bolle in pentola? A cosa stai lavorando? Allora, stiamo lavorando alla fase 2 di BNL Live, che è, diciamo, una delle nostre reference migliori dell'anno scorso, e crediamo un po' a tutta una filosofia di progetti che si basano sulla real-time advertising, per cui sempre di più gli utenti sono protagonisti dell'advertising, i consumatori sono protagonisti dell'advertising e lo faranno sempre di più in tempo reale. Abbiamo la fortuna di avere questa cultura condivisa nel nostro network a livello internazionale. Tra l'altro avete inaugurato proprio di recente, no, questa branca. L'ingresso in Italia di Golin Harris è sicuramente una manifestazione di questa volontà, ma comunque sia i contatti e il network internazionale che ci mette a disposizione queste nuove tecniche, che vengono banalmente dagli USA, da cui siamo stati 2 mesi fa, ci garantiscono di avere sempre un'innovazione di qualità e di proporre dei progetti che sono comunque, che anticipano quelle che possono essere eventuali richieste del cliente. Ecco, mi viene spontanea un'ultima domanda, nel senso che si dice sempre che il mercato, i consumatori sono più avanti poi di quello che lo sono i professionisti, però in questo caso, nel caso del real time marketing, devo dire che mi sembra, insomma, che le aziende invece abbiano un po' dei processi che ancora non sono allineati a una decisione qui e ora. Come pensate si potrà superare questo gap? Allora, il real time marketing è una disciplina che deve entrare necessariamente nei processi aziendali, un po' come è stato il social network qualche anno fa, per cui tutte le aziende prima erano spaventate, nessuno voleva aprire il proprio bocchettone per far parlare di sé dai consumatori. Questo abbiamo visto che è cambiato negli anni. Crediamo che la nuova frontiera sia quello, che questa cosa debba avvenire sempre più in tempo reale. Sicuramente il tempo di risposta, di attesa, si diminuirà e prima o poi arriveremo a farlo in tempo reale. Quindi i clienti si dovranno strutturare, ahimè, in questa nuova direzione.